Benvenuti ragazzi, ben ritrovati da Good Dog Happy Man. Oggi voglio parlarvi un po' della punizione. Cosa comporta punire il vostro cane e quanto può essere efficace questo metodo? La punizione innanzitutto io la sconsiglio. La punizione io la sconsiglio. Esistono due tipi di punizione. Allora, la punizione per come la intendiamo in maniera vera e propria, ossia ti tiro una sberla, quella è la punizione. Però esiste anche un'altra punizione. La punizione è ti tolgo la televisione per una settimana, ti tolgo il computer per un mese. Quella è una punizione in cui si va a negare qualcosa, quindi si toglie. Quindi questa è la punizione negativa, mentre quella di cui abbiamo parlato prima, ti aggiungo la sberla, quindi ti aggiungo il dolore, quindi punizione positiva. Dunque, la punizione positiva, ossia lo sganazzone, viene utilizzato principalmente nel metodo coercitivo, che non è il metodo che io condivido. Il secondo tipo di punizione, ossia la punizione negativa, mi salti addosso, ti nego la mia attenzione, quindi mi giro, ti nego, ti tolgo, oppure ringhi per il cibo, ti tolgo il cibo, così ti nego il cibo, punizione negativa, è quella più efficace e viene utilizzata col metodo gentile. Col metodo gentile noi rinforziamo col premietto, con la coccola, col gioco, con la lode vocale, e puniamo quando non diamo il premio, quando il cane non fa quello che noi vogliamo. Non è che gli tiriamo una pedata, una sberla, non gli diamo semplicemente quello che lui vuole ottenere, la sua motivazione, quello che lo spinge a comportarsi in un determinato modo. Dunque, quali sono gli effetti della punizione positiva, ossia del coercizzare il nostro cane? Beh, innanzitutto la punizione, perché sia efficace, dovrebbe essere applicata ogni volta che si presenta il comportamento indesiderato. Quindi è già fallimentare. Faccio un esempio. Sgrido il mio cane perché sale sul divano, io vado fuori di casa, lui può salire sul divano, quindi non posso punirlo tutte le volte, quindi fallimento. E soprattutto, ragazzi, punendo il cane di continuo, voi rovinate il rapporto che avete con lui. Per questo il metodo coercitivo è un metodo del cacchio, perché rovinate totalmente il rapporto col vostro cane. Ok? La punizione negativa invece, cioè quando gli tolgo le cose, non è niente di doloroso, anzi disciplina il cane, perché se io ti faccio mancare qualche cosa o ti tolgo qualche cosa, faccio valere la mia autorità. Ok? Quindi cercate di non punire il vostro cane corporalmente, o comunque di utilizzare la sgridata come metodo, perché otterrete il risultato opposto rispetto a quello che volete ottenere. Voi volete che il vostro cane vi obbedisca, vi stimi, vi rispetti e si fidi di voi. Ok? Però esiste anche un'altra punizione. La punizione è ti tiro una sberla. Io la consiglio. Non è niente di doloroso, anzi faccio valere la mia autorità. Punizione positiva. Ok? Ciao!